Salve a tutti, anche oggi commenteremo le notizie del TG. Non ci so, basta con le alchimie, datevi una botta. E Massimo D'Alema al TG1 invita il sindaco di Firenze ad aspettare. Spero tutti voi state bene e compartirò le notizie con voi, vediamo come poterle illustrare. Venga ascoltata, lo fa alzando il volume. Basta con il tiro al piccione, perché io non intendo essere la vittima dello sport preferito dei capicorrente del Partito Democratico, scrive sulla sua e-news. E tra i suoi obiettivi c'è anche Epifani. Ho chiesto al traghettatore, così definisce il segretario del PD, di fissare la data del congresso, ma non ho ancora ricevuto risposta. Una cosa è certa, sottolinea, non sono un bambino che fa le bizze per avere le caramelle e se deciderò di candidarmi non chiederò il permesso a nessuno, tanto meno ai capicorretti. Caramelle, non ne voglio più. Invita il partito a non preoccuparsi delle sue scelte, ma a darsi una mossa. Non si può discutere sempre di regole, afferma, mentre la crisi dell'occupazione continua a mordere e il paese. E quindi anche i leader del PD possono rimanere in mobilità. Come al solito il Partito Democratico sta perdendo un'occasione. Abbiamo davanti un congresso, occupiamoci dell'identità del partito come forza di governo che vogliamo. Per... Come dice il nostro amico Travaglio, una nave senza capitano. E io gli ho dato delle risposte nel mio video in YouTube. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, non la affondare. Quindi andate a vedere il mio video in YouTube che ho caricato. Lei sostiene la candidatura di Cuperlo e consiglia a Renzi di non candidarsi. Perché? Renzi ha detto tante volte che lui vuole essere la persona che si candida a guidare il centro-sinistra alle prossime elezioni. Aspetti le primarie per il leader del centro-sinistra e ci consenta adesso di eleggere segretario del partito, altrimenti rischiamo di logorare un buon candidato e di prendere un cattivo segretario. La candidatura di Renzi, le tensioni per i processi di Berlusconi, il caso Santanchè, l'ultimatum di Monti, tutto questo rischia di indebolire il governo secondo lei e quanto può durare? Io penso che fosse scontato che l'esperienza del governo Letta è un'esperienza difficile, d'altro canto è talmente originale la maggioranza che lo sostiene. Che... Ma io non sono pessimista. Insomma, per D'Alema, maggioranza Monti uguale maggioranza Letta. E fare le riforme, quelle riforme delle istituzioni e quella nuova legge elettorale di cui il Paese ha bisogno. Ma le deve votare la maggioranza strana. Governo perché svolga la sua missione. Chi lo vuole far cadere se ne prenderà la responsabilità di fronte agli italiani. Tanto ormai tutti i politici di responsabilità se ne sono prese così tante. A Andreotti gli si è curvata la schiena di quante responsabilità si prendeva con quello che faceva. Usino lo spionaggio laddove essi difendono i loro interessi economici. Nella sicurezza siamo alleati e credo, spero che l'Europa si protegga, perché è del tutto evidente che anche l'Europa ha degli interessi da tutelare. Ecco, sì, e come ci tuteliamo? Con dei rimborsi? Ci danno il resto è mancia. Slitta in inverno le elezioni, per quando arriverà Babbo Natale la slitta servirà molto. Indietro non ci pensa proprio, resta la candidata del PDL per la vicepresidenza di Montecitorio. La conferma arriva pubblicamente da Alfano, con il quale la parlamentare azzurra si incontra nel pomeriggio, dopo una prima telefonata di sostegno in mattinata. L'appoggio delle PDL alla fedelissima del Cavaliere è dunque incondizionato, tant'è che Brunetta assicura la Santanchè resta la nostra unica candidata, un modo per allontanare i sospetti di franchi tiratori nel partito. Oggi il voto in aula favorevole alla richiesta di rinvio è nata dalla volontà del Popolo della Libertà di dare al PD la possibilità di trovare al proprio interno un'unitarietà di intenti utile per proseguire con quella responsabilità con cui il nostro partito, il PDL, in passato ha votato per esponenti del Partito Democratico in altre istanze. Cioè, leggi e decifra questo.
che continueranno a appoggiare Berlusconi, in pratica, che l'unica forza centrale del PDL. Con 193 sì e il no delle opposizioni. Una strada obbligata, quella dello spostamento. Il rischio per la maggioranza era che l'asse Grillini e Stelle facesse passare il loro candidato. Esultano i 5 Stelle, abbiamo fatto saltare i giochi di palazzo. Dell'AI, Scelta Civica, considera ragionevole la pausa di riflessione. Casini invece parla di pagina buia. Dal PD Orfini vede la candidatura della Santanchè ormai tramontata. E dopo le polemiche dei giorni scorsi, PD e PDL trovano un compromesso sul tema della giustizia e su quello della legge elettorale, un'accelerazione dunque al percorso delle riforme. Sonia Sarno. Esclusi i temi legati alla giustizia, esclusi i temi legati alla magistratura, mentre la riforma della legge elettorale verrà affrontata al termine del percorso di modifica della Costituzione, dipenderà dalla forma di governo scelta. E questo in sintesi il contenuto dell'accordo di maggioranza confluito nell'emendamento. Accordo PD-PDL su riforma giustizia. Ecco, che ne pensa Travaglio? Anzi, sarebbe da chiedersi. Che ne pensa Lauro? Perché dà per quello, no? Finisce in coda solo la legge elettorale conseguente alle riforme costituzionali, ma una legge per sostituire il Porcellum e per avere una norma di salvaguardia nel caso malaugurato che tornassimo a votare prima dell'approvazione delle riforme della legge elettorale conseguente si può fare in ogni momento, sarà però di competenza delle commissioni. Insomma, di giustizia il comitato si occuperà solo per ritocchi minimi e indispensabili. Insomma, si può riformare in ogni momento perché come Lavazza ogni momento è quello giusto, ma si direbbe che il momento più giusto rimane ancora il mai, perché non lo faranno, non faranno questa benedetta riforma. Che vi credete voi? Che domani mattina vi svegliate e stanno tutti lavorando per cambiarla? Troppo largo. Nessuno vuole rischiare di perdere del terreno. Modello presidenzialista. L'elezione del capo dello Stato a suffragio universale può dare all'Italia stabilità e può favorire quella partecipazione dei cittadini che oggi è fortemente in crisi. Beppe Grillo attacca, governo e parlamento. Insomma, credono che cambiando le leggi i cittadini appoggeranno di più i politici. Via web, Bruno Luverà. Capolinea, la legislatura cominciata 5 mesi fa, per Beppe Grillo è arrivato a capolinea, il Parlamento va sciolto. Grillo chiede a Napolitano di andare in televisione per raccontare l'effettivo stato della crisi economica, con un fotomontaggio viene attualizzata la prima pagina del Corriere della Sera del 26 luglio del 43, con la notizia della caduta di Mussolini. Oggi, scrive Grillo, c'è un governo retto da Berlusconi, la vicenda Santanchè è solamente l'ultima dimostrazione di un Parlamento svuotato, con i partiti attaccati alle poltrone come le cozze, mentre il paese muore. Almeno con le cozze ci si fa la pasta. Noi riteniamo che invece bisogna discutere dei problemi dei cittadini e proprio per questo abbiamo chiesto un incontro a Napolitano per parlare dei problemi dei cittadini e dell'Italia. Nell'incontro al Quirinale in occasione del primo giro di consultazione, Grillo fu colpito da Napolitano e espresso un giudizio positivo sul capo dello Stato. Oggi gelo al Quirinale, dove si fa notare che Grillo vuole chiedere un incontro a Napolitano, le modalità sono quelle istituzionali, come dire, non attraverso un post sul blog. Intanto è stato fissato per dopodomani il giorno della restituzione dei soldi da parte dei parlamentari e 5 Stelle. La diaria resa verrà pubblicata in rete. In tutto i parlamentari e 5 Stelle rinunceranno a 1,5 milioni di euro di resoconti su Facebook. Il ministro dell'economia Saccomanni mostra ottimismo, ci sono segnali di miglioramento, ma il presidente di Confindustria Squinzi avverte: non vedo la luce in fondo al tunnel. Loris Gai. La ripresa si sta avvicinando, lo dice a un convegno Confindustria il ministro dell'economia Saccomanni. Qualcuno poté rimanere fulminato sulla strada a Damasco. Però è difficile che qualcuno rimanga fulminato, folgorato sulla strada, il cammino della recuperazione economica italiana. Magari rimane adombrato, offuscato, oscurato, quello sì. Anche se è giusto quello che dice il ministro Saccomanni, la persona che io stimo moltissimo, che apprezzo già da un po' di tempo. Lei la luce non l'ha ancora vista, capito? Io non la vedo ancora.
Un botta e risposta a distanza. Saccomanni dice che vorrebbe chiudere su IVA e IMU prima delle vacanze e promette accelerazione sui pagamenti alle imprese, anche se bisogna stare attenti ai falsi creditori, avverte. Squinzi chiede misure forti, a partire dal fisco, perché se no la ripresa sarà debolissima e quasi inutile. Il presidente Eni, Recchi, chiede di ridurre l'incertezza che tiene lontani gli investitori esteri. All'ANIA, Assemblea delle Compagnie Assicurative, parla il ministro dello Sviluppo, Zanonato, e ribadisce che il governo vuole abolire l'aumento IVA, ma aggiunge: stiamo attraversando, come è stato detto, una grave crisi e anche i piccoli e sporadici segnali positivi non sono ancora sufficienti a invertire una flessione che dura ormai dal 2008. Siamo arrivati a un punto di non ritorno e abbiamo bisogno di tornare a crescere in tempi rapidi. Siamo impegnati in una corsa contro il tempo per restituire speranza alla nostra economia. Momenti di tensione, centinaia di lavoratori riuniti in sciopero davanti ai cancelli del gruppo Natuzzi a Santeramo in Colle, in provincia di Bari. La protesta dopo la decisione dell'azienda di licenziare 1.726 dipendenti a seguito del nuovo piano industriale. Prevista la chiusura di due stabilimenti, Ginosa in provincia di Taranto e Matera. Domani i dipendenti rientreranno in fabbrica, venerdì l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fuori pericolo ma ancora in gravi condizioni il sindaco e il vice sindaco di Cardano al Campo nel Baresotto. Sono stati feriti a colpi di pistola da un vigile urbano sospeso dal servizio. Voleva fare una strage. Stefania Battistini e poi l'inviata Federica Balestieri. Poteva essere davvero una strage, la terribile vendetta dell'ex comandante dei vigili urbani sospeso dal servizio per una truffa ai danni del comune di Cardano al Campo. Nel Baresotto Giovanni Pegoraro, 61 anni, è entrato questa mattina in municipio armato fino ai denti, un fucile di precisione, una 7,65, una carabina con cannocchiale, e ha subito sparato 3 colpi al sindaco Laura Prati, 48 anni, 5 al suo vice Costantino Iannetti, 76. Questo l'ho salutato ed era nascosto là dietro il comune. Ah, era appoggiato... lì con una cartelletta, io l'ho salutato e gli ho detto: Mario, vai via. Immediatamente dopo Pegoraro è corso fuori continuando a sparare all'impazzata, tirando un colpo anche a un ex collega dei vigili, ma non è bastato. Prima di fuggire in auto ha lanciato una bomba carta all'interno della sede della CGL. Tutto qua, il partito, ha tirato una bomba dentro, pieno col negozio, ho visto tutta la scena. Continua la fuga rocambolesca fino a quando non viene intercettato da una volante. L'ex vigile fa poco ancora contro gli agenti. Sarà il commissario Dalfino, senza sparare nemmeno un colpo, a bloccarlo e ad arrestarlo. In macchina la polizia ha trovato 7 taniche di benzina e 700 munizioni, qualcosa di più di un sospetto che l'uomo potesse aver progettato una strage, con una lunga lista di bersagli da colpire, ritenuti nella sua testa colpevoli della sua sospensione dal servizio, una questione di assenteismo del 2005. Il sindaco aveva solo fatto rispettare la sentenza. Se questo è motivo per farsi sparare... Si è avviato verso il parcheggio. Ah, si è girato la testa dove ero io. Ammazza, oh! Io ho detto, ho regolato i conti. Abito strappato, gamba zoppicante, è stato il vicequestore di Gallarate Giancarlo Dalfino, insieme ai suoi uomini, ad atterrare Giuseppe Pegoraro, mentre, armato fino ai denti, si aggirava a piedi in questa zona residenziale a pochi metri dall'abitazione della sua prossima probabile vittima. La collega del comune di Cardano, oggi in vacanza con la... Rambo con spettro disoccupazione. Al termine di un lungo procedimento penale insieme ad altre 6 persone, era stato sospeso dal suo lavoro in comune. Il sindaco e il vice sindaco feriti dunque erano solo i primi di una lista di nomi che Pegoraro, ex vigile urbano da 3 anni dipendente all'ufficio ecologia, voleva punire prima forse di farla finita. Era molto agitato e ha detto alcune frasi sconnesse, ma comunque ci ha fatto capire di avercela con tante persone che secondo lui gli avevano fatto dei torti. Stamattina è passato di qua per il caffè? Passato per il caffè. Com'era? Normale, sembrava proprio una giornata. L'unica cosa diversa è che era passato un'oretta prima del solito. Vive per qui da solo in difficoltà economica, appena sospeso senza retribuzione per 6 mesi dopo una precedente sospensione a stipendio dimezzato. Un uomo intollerante e intransigente, così ce lo descrivono i colleghi, aveva una passione per le armi ed era anche maestro di tiro. Ora è rinchiuso nel carcere di Bussarfitto a disposizione della procura. Adesso continua a stare in un'abitazione spoglia e senza stipendio. Intanto la talpa Snowden rinuncia all'asilo politico in Russia, ma lo chiede ad altri 21 paesi, inclusa l'Italia. Da New York la corrispondente Giovanna Bottelli.
L'ultima volta che per Snowden si è fatto vedere era... Ce ne fossero di più di Snowden in giro. Qui si nasconde da più di una settimana, cercando ancora qualcuno che gli offra asilo. Ha chiesto aiuto a 21 paesi, dall'Italia al Brasile, dalla Svizzera alla Bolivia, passando per l'India e la Spagna, senza trovare risultati. Colpa delle pressioni di Obama, accusa Snowden attraverso i comunicati pubblicati da WikiLeaks. Intanto ha dovuto rinunciare a restare in Russia. Putin, in cambio, gli chiedeva di non danneggiare più gli amici americani. Non urli con me, ha detto la giornalista che lo interrogava su Snowden, un sorridente labbro, mano nella mano con il segretario di Stato Kerry. Non c'è ragione per accogliere la sua richiesta, dichiara l'India. Dagli altri paesi, risposte più sfumate. Vedremo, valuteremo, dobbiamo pensarci. Tutti dicono a parole di essere antiimperialisti, e poi nessuno vuole andare contro gli Yankee. Sul trattato di libero scambio assicurano, continuano. Poi ci sono i paesi a cui Snowden ha chiesto asilo, ma che negano di aver mai ricevuto la richiesta, come la Bolivia di Morales o il Venezuela, il cui presidente Maduro è proprio a Mosca. Maduro ha detto che Snowden merita di essere protetto per il diritto umanitario internazionale, visto che è perseguitato nonostante non abbia ucciso nessuno e solo per aver detto la verità. Ma la domanda se si porterà via Snowden sul suo aereo ripartendo da Mosca, Maduro ha diplomaticamente evitato di rispondere. Altro che rivoluzionari venezuelani, sono molto conservatori. Tutto è avvenuto nel rispetto delle norme in vigore. Non c'è nessun grande fratello illegale. Lo ha detto il presidente del COPASI, il leghista Giacomo Succhi, al termine dell'audizione del direttore... Capirai, lo dice un leghista che nessuno è spiato in Italia. E allora stiamo tranquilli. Dal nostro paese, domani interverrà in Parlamento il ministro degli esteri Emma Bonino. E naturalmente Bonino, come radicale, dirà di no, perché loro stanno per proteggere la libera espressione, no? Però ultimamente sono più a destra di Berlusconi. Ha detto il premier incontrando il presidente palestinese Abu Mazen. Seguiamo allora il nostro inviato, Angelo Polimeno. Perdere questa occasione per la pace sarebbe un misfatto. E Nicoletta parla da Ramallah, ultima tappa di un'intensa due giorni di colloqui ai massimi livelli in Terra Santa. Ad Abu Mazen, leader dell'autorità nazionale palestinese, assicura. L'Italia non lascerà mai solo il popolo palestinese. L'Italia spinge... Stiamo sempre coi palestinesi, i cittadini italiani, perché la classe politica tratta i cittadini italiani come... sono trattati i palestinesi in Palestina, non per altro, ma i politici italiani mica stanno con i palestinesi. Abu Mazen, mai così ottimista anche sulla mediazione della Casa Bianca e sul dialogo con Gerusalemme. È in un clima positivo dunque che si conclude la visita del Premier Letta, primo capo di governo straniero a tastare il polso del negoziato di pace, incontrando personalmente le massime autorità israeliane e palestinesi subito dopo la missione di John Kerry, segretario di Stato americano. La prossima settimana tornerà in Terra Santa per ottenere nuovi progressi sulla via della pace. Quando sarà il momento, sottolinea Letta, la firma finale dovrà essere apposta in questi luoghi. E siamo agli sviluppi del caso Yor, si dimettono il direttore della Banca Vaticana e il suo vice domani nell'ambito dell'inchiesta. Oh caramba, che sorpresa! 30 anni dopo che doveva succedere, hanno ucciso un papa per evitarlo. Ma le dimissioni sono state presentate nel miglior interesse dell'istituto. Così la nota vaticana sul direttore dello IOR e sul suo vice Paolo Cipriani e Massimo Tulli. Entrambi hanno lasciato la Banca Vaticana da tempo indagati per violazione delle norme antiriciclaggio. Un'operazione sospetta su 23 milioni di euro al centro dell'inchiesta che ormai è conclusa. E per l'ex presidente dello IOR Gotti Tedeschi si prospetta la richiesta di archiviazione. Indagine incrociata con quella su Monsignor Scarano, ex contabile dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, arrestato per corruzione e calunnia, incialla anche un ex 007 e un broker. Il tentativo di portare dalla Svizzera in Italia 20 milioni di euro. Per l'organizzazione del trasferimento Don Nunzio paga 400.000 euro allo 007. Poi tutto il progetto salta, il prelato successivamente si rivolge ad esponenti della sicurezza vaticana e anche in Italia per farsi restituire il denaro dall'agente segreto, che a sua volta aveva già fatto venire un aereo per trasferire quei soldi. Interrogato ieri, Scarano si è difeso, era un favore a
agli armatori d'Amico. Gli imprenditori indagati per evasione fiscale saranno domani interrogati dai magistrati di Roma. Allo IOR ha vari conti con Scarano. Intercettato su un bonifico di 20-30 mila euro, all'interlocutore dice: te li faccio partire dal Vaticano perché è l'unico modo celere che ho. E ancora: faccio la firma dal direttore generale, mi porta questa persona che gentilmente si presta. Scrive il GIP, Scarano descrive lo IOR come l'unico strumento sicuro e rapido per effettuare operazioni finanziarie e bancarie in elusione, quando non in violazione della normativa antiriciclaggio e fiscale. Esami facili, blitz della Guardia di Finanza in un istituto paritario di Nola in Campania, una vicenda grave e inaccettabile, ha definita il ministro dell'istruzione Carrozza, che annuncia norme più restrittive. Elena Fusai. Ai banchi di scuola non si erano mai seduti, mai seguito una sola lezione. Per ottenere il diploma all'istituto paritario Luca Pacioli di Nola bastava pagare, secondo la procura di Torre Annunziata, tra i 6 e gli 8 mila euro. Gli studenti impegnati nella prova scritta di maturità trovano gli uomini della Guardia di Finanza ad attenderli. Sono 500 e la metà proviene da molto lontano, da Aosta alla Sicilia, dal Friuli alla Sardegna. Sono arrivati qui da ogni regione solo per sostenere l'esame, come dichiarano loro stessi agli inquirenti. È il secondo blitz in pochi mesi nella stessa scuola. Lo scandalo scoppia ad aprile. Le fiamme gialle sequestrano registri di classe e documenti. Indagati una quindicina di dirigenti, amministratori e docenti. Tre finiscono agli arresti domiciliari. Associazione per delinquere, falso ideologico e occultamento di atti pubblici. Reati ipotizzati. L'immobile viene sequestrato, ma non basta. Il presunto diplomificio continua la sua attività. Ora però i maturandi rischiano di vedersi annullate le loro prove e questa volta doversele sudare. Due mesi fa la nave portacontainer Jolly Nero finì contro la torre del porto di Genova, 9 morti, l'ultimo corpo strappato al mare, quello del giovane sottocapo della Marina Gianni Iacopello. Alessandra Risotto ha intervistato la madre, sentiamo. Mi congiungerò con Gianni, che faremo insieme, io spero il più presto possibile di congiungermi con lui. Però nel frattempo le figlie, il nipote, il marito, la Stefania che... Due mesi fa la sciagura di Molojano, 9 le vittime, ultima ad essere restituita dal mare, il sottocapo della Marina Gianni Iacoviello. La sua famiglia e quella della fidanzata Stefania sono diventate una cosa unica. Gli sorregge una grande fede e pur nel dolore immenso un pensiero bellissimo. Con la Stefania vogliamo adottare un bambino sempre di lì a distanza, un bambino del Madagascar. Ecco Gianni Iacoviello, un giovane solare, amante della vita. Per lui e per le altre vittime la madre chiede giustizia. Siamo determinati, noi magari non ci agitiamo tanto, ripeto, confidiamo nell'avvocato, confidiamo nello Stato, il Presidente me l'ha promesso, lo voglio sapere cosa è successo e che soprattutto non accada mai più ad altri. Una maglietta a due facce per chiedere giustizia la indossa Lucia, sorella di Giuseppe Uva, morto in ospedale il 14 giugno del 2008 dopo essere stato fermato dai carabinieri. La protesta di fronte al Tribunale di Milano, sulla t-shirt la vedete, un'immagine di Ruby da un lato e dall'altro la faccia di Uva. Alla giustizia interessano le oggettine, non la morte di Giuseppe, denuncia Lucia, convinta che il fratello sia morto per le percosse subite in caserma. In Egitto adesso il presidente Morsi respinge l'ultimatum dell'esercito, ma il governo perde pezzi, l'opposizione resta in piazza e i militari si preparano a sciogliere il Parlamento. Dal Cairo sentiamo il corrispondente Marchino. Se fossimo seri in Italia per tutte le malversazioni politiche saremmo egizi, però l'unica cosa di egizio che abbiamo a Roma è la Sfinge, no? O la piramide. L'obelisco. Ad infiammare gli animi, Mohammed El Beltaghi, uno dei leader dei fratelli musulmani, che incita apertamente la folla al martirio per fermare quello che definisce il golpe dei generali contro il legittimo presidente. Ma al raduno delle forze islamiche convocato a Giza, davanti all'università, i salafiti per ora non si sono fatti vedere, solo alcune decine di migliaia di persone e le milizie dei fratelli musulmani, armate di spranghe. L'esercito è in stato di massima allerta. A Suez già presidia le strade e il canale. Il timore è che gruppi di jihadisti convergano sul Cairo con armi ed esplosivi.
Già si sa che in caso di mancato accordo fra Morsi e le opposizioni, allo scadere dell'ultimatum domani pomeriggio, l'esercito sospenderà la Costituzione e scioglierà la Shura, l'ultimo ramo del Parlamento ancora attivo. Chiuso nel suo palazzo, circondato da una folla enorme e festante, Morsi per ora tace. Ma uno dopo l'altro si dimettono tutti i suoi ministri. Intanto Itamarro, assieme a partiti e movimenti di opposizione, nominano il premio Nobel Mohamed El Baradei come loro unico rappresentante. Ore delicatissime, cruciali per l'Egitto. Peccato per le opere d'arte antiche dell'Egitto, ma Egitto come Siria? Chi lo sa? Sostenevano la rivoluzione contro Gheddafi. Appena il video è andato su Al Jazeera, ci hanno riconosciute e denunciate. Due giorni dopo siamo state arrestate. Il nome di questa donna deve restare segreto. Il volto nascosto da un burka solo per motivi di sicurezza. In Libia rischia la vita, ma affronta lo stesso il pubblico di un convegno alla Camera dei Deputati per raccontare il suo calvario. Mi hanno trascinata in una prigione dove c'erano decine di ragazze. Eravamo sempre nude dentro le celle. Ci prendevano a turno per violentarci, per ore, e torturarci con l'elettroshock. Ero incinta, ho perso il bambino e sono rimasta sterile. Quando mi hanno portata via, non potevo camminare perché avevo le piante dei piedi ustionate. Oggi tutto il mio corpo è una cicatrice. Il dolore è troppo anche per chi l'accompagna. Si battono perché lo stupro sia punito in guerra come crimine contro l'umanità, lo sanciscono le Nazioni Unite, lo richiede una legge in discussione nel Parlamento libico, perché quando si vuole annientare un popolo, si comincia dalle donne. Sì, però, perché non la votano la legge? Dopo l'incidente in piazza di ieri al corteo per il diritto alla casa, una manifestante rimasta ferita sotto accusa l'eccessiva reazione degli agenti. Flavia Lorenzoni. Ma perché gli agenti picchiano la gente? Boh. A terra, sanguinante, un taglio sulla fronte, Stefania Glorioso, 22 anni, vuole il suo fratello e lo grida. La giovane è appena stata colpita da una manganellata sopra l'occhio destro. Gli occhiali piegati, il viso una smorfia di dolore, in mano una bottiglietta d'acqua, la sua arma, si fa per dire. Immagine questa che ha scatenato tutta la rabbia dei manifestanti ieri e dei sindacati di polizia oggi. Una volta trasportata in ospedale, la giovane viene curata con 15 punti di sutura. Non si usano così i manganelli, era una manifestazione pacifica, dirà poi. Il mio sindaco di Roma, Ignazio Marino, va a farle visita, dichiarando solidarietà ai manifestanti feriti, ma non ai due agenti contusi. E i sindacati di polizia respingono al mittente le critiche. Non ci stiamo a fare da ammortizzatori alle tensioni sociali provocate dai vuoti lasciati dalla politica, scrivono in una nota. Sì, però intanto massacrano le persone. Ieri pomeriggio, un migliaio di persone manifesta per il diritto alla casa. La tensione è alta, volano manganellate quando il serpentone di gente si trova davanti a un cordone di polizia schierato per evitare contatti con un piccolo gruppo di militanti di destra. I manifestanti cercano di forzare i blocchi. Un funzionario della Digos viene colpito in viso da una bottiglia d'acqua scagliata dal cordone. Stefania è in prima fila a rivendicare una casa. Allora se la sono presa con Stefania? Ma... Ecco perché gli italiani sono buoni, perché non sono egizi, se no a quest'ora altro che non rispondevano con una manganellata. Guarda come è iniziata la primavera araba in Tunisia. L'emergenza nazionale ed ecco i numeri: 68.000 gli sfratti nel 2012, denuncia l'Unione Inquilini. E intanto le liste per le case popolari scorrono a rilento a Roma, per esempio su 30.000 in graduatoria vengono assegnate 150 abitazioni l'anno. Lui ci racconta di aver fatto domanda nel 1989, oggi occupa una palazzina in periferia perché lo stipendio non basta più. Sono 30 anni che fa pagare la fichi, però non mi abbaccio più. La verità è che devo fare una ruba. 31 appartamenti nuovi di zecche venduti da 2 anni, lo tsunami tour è arrivato anche qui. Dagli italiani ai migranti, ai precari, le persone che perdono il posto di lavoro, adesso stanno arrivando anche famiglie che avevano un mutuo e che hanno perso la casa perché non sono riusciti più a pagare. C'è Tatiana che dopo lo sfratto ha dormito in strada per mesi e c'è lei disoccupata dalla sera alla mattina. Con che animo?
ha occupato con l'anima della disperazione, perché questa purtroppo è veramente una lotta alla sopravvivenza. Papa Wojtyła, presto santo, potrebbe essere canonizzato a dicembre insieme a Giovanni XXIII. Ecco, e adesso che lo fanno santo, che fa? Dà una casa alla gente? No, dico, perché la RAI passa da una notizia seria a questa cosa qua, che non so come definire, tutti a piangere nella pianta, lo vogliamo santo, ma se sai che è un santo, chi se ne frega che lo canonizzano? Perché se no non può salire di un gradino nel paradiso. Il secondo miracolo, dal beato Giovanni Paolo, velocemente santo. L'8 aprile 2005, al termine dell'omelia per le esequie di Giovanni Paolo II, l'allora cardinale Ratzinger, lo ricordiamo tutti, concluse con queste parole: Padre Santo, dalla finestra del cielo dateci la vostra benedizione. Lo indicò come un santo. Il miracolo compiuto per l'intercessione di Papa Wojtyła ricorderebbe una donna del corso. Ecco, che bello. Ma guarda, ma dai. E che fa il Vaticano? Apre le arche dello IOR e paga l'affitto a tutti i cittadini italiani. Ecco, allora sì che ci sarebbero dei papi pure in vita, santi. Tutto è partito dal New York Times, che pubblica un vocabolario di base per i turisti americani diretti verso il nostro paese. Tema la gestualità degli italiani. Noi adesso allora con Francesco Brancatella proviamo a scoprire se esiste un analogo vocabolario per gli americani. Vediamo. Perfetto. Sono quasi 250 i gesti che gli italiani usano nella conversazione per enfatizzare le parole che dicono, qualche volta per sostituirle. Per gli italiani, dice il New York Times, è così naturale gesticolare che faticano a credere che gli altri non lo facciano. You're crazy. In realtà gli americani non sono da meno. Piccolo, ti prego, è la pura verità. Anche se ancora nessuno si è messo a contare i gesti usati abitualmente da loro, alcuni dei quali sono entrati già da anni nella conversazione planetaria. Si può parlare tutte le lingue muovendo le mani. In realtà quello dei gesti è destinato a diventare sempre di più il vero linguaggio della comunicazione globalizzata, come intuisce il romano Gigi Proietti in un Gramlot che è la sintesi geniale di dialetto napoletano, slang americano e di gesti universali. All sizes in Africa. Hi, thank you. Vacanze studio e i corsi di lingua inglese sono sempre più gettonati, ma in tempo di crisi si affermano anche nuove formule che consentono di risparmiare. Carlo Tamanno. Sono andata a Edimburgo e a Boston. Sono le vacanze che ti formano di più. Io, vacanze studio di idioma per risparmiare a vivere a Roma, andrei a Grottaferrata che ti impari un altro idioma e te costa poco. Oh, a un vidice. E tu provi un altro idioma, no? Vai a Artrullo di vacanze. Amico, però contenuta, diciamo, intorno al 3-4%, in quanto è una vacanza che per le famiglie è veramente molto importante, legata al imparare l'inglese. Più conveniente a Londra che dintorni, causa sovraffollamento di scuole che si fanno concorrenza su degli sconti. Una settimana va da 500 a 700 euro, più altri 250 di volo. La meta più economica, Malta, 700 euro possono andare per 2 settimane e fare una vacanza studio. Si impegnano per la crisi la formula corso di lingua più formazione in vista di un lavoro. Quelli che preparano ad entrare nel mondo del lavoro, quindi a preparare un curriculum, a fare una lettera di presentazione, ad affrontare un colloquio. Per quanto riguarda l'accoppiata work and travel, vacanza più impiego, attenzione, meglio non accettare il pacchetto completo dall'Italia. Spesso il lavoro offerto non è retribuito, quindi meglio prenotare solo il corso di lingua e cercare l'occupazione sul posto. Ed è divorzio quantomeno temporaneo tra Antonello Venditti e la Roma. Il cantautore, lo sapete, non è solo un grande tifoso, ma ha anche scritto l'inno della squadra. Allora vediamo cosa è successo, ce la racconta Laura Spillaci.
E ricordati che hanno pure pensato di levarlo il tuo inno, questo te lo garantisco. Ma io guarda, il nostro inno, non il tuo. Cioè io a questo punto è tanto poco il grado di rappresentazione, di rappresentatività di questo, che a un certo punto io non so se posso farlo, di dire, ma insomma, perché? Perché la gente pensa pure che io speculi su quello, per cui se lo tolgo mi fanno anche un. Una provocazione che ha il sapore di un divorzio. Non trattiene la delusione per la sua squadra Antonello Venditti. Il suo inno, che dal 1974 scalda il cuore dei tifosi prima di ogni partita allo Stadio Olimpico, ma che ora non sente più di dedicare alla sua squadra di oggi. Parola amare che Venditti ha spiegato sulla sua pagina Facebook in una lettera aperta ai tifosi. Cari romani, romanisti, romaniste, tifosi di tutto il mondo, la mia voleva essere una provocazione per spronare il presidente e la dirigenza a riportare la squadra alla nostra cultura. Parola amare dopo l'ennesima stagione deludente. Ora voglio vedere che giocatori porteranno in squadra, aggiunge. È la prima volta che un autore rinnega il suo inno, ma Venditti sogna la Roma da scudetto del 2001. Quella festa in cui ballava insieme alla Ferilli sul palco al Circo Massimo. Adesso se vuole può richiamare la Ferilli e ballare con lei, indipendentemente dai risultati della squadra di calcio. Johnson a Roma, il 42enne cantautore, musicista e il suo gruppo incantano il pubblico. Maria Barresi. La sua profonda interiorità arriva già dal primo pezzo in scaletta dedicato a Billie Holiday. Con il suo particolare timbro vocale, Anthony Eggers introduce la sua poesia esaltata da quell'inconfondibile vibrato baritonale. Dopo You Are My Sister per voce e pianoforte presentata al Festival di Sanremo 2013 con un omaggio in difesa delle donne, con lui sul palco questa volta anche i suoi Johnsons, Anthony rievoca successi di grandi artisti e riempie di emozioni un'atmosfera quasi struggente. Dirigerlo il compositore trombettista Steve Bernstein, la musica di questo artista 42enne, con la sua orchestra rimane sospesa nell'aria anche quando le luci si spengono. E con la musica di Anthony chiudiamo questa edizione, grazie per aver seguito. Care amiche e amici, e per il momento chiudo anch'io questo podcast, perché non è stato fatto in diretta, ma è stato per ragioni di modem, cioè di wifi, che non c'ho il cellulare coperto in questa zona della città, in questo negozio di televisori, e allora questo è stato un altro esperimento di commentare le notizie con tutti voi, commentari minimalistici. Così mi sono mangiato altri 37 minuti o 38 di quelli che ho a disposizione, così ben presto, ve lo informo già da adesso, dovrò scancellare le prime registrazioni, però è stato un piacere con me compartire con voi le notizie, che voi potreste guardare anche voi in tele, però senza il mio commentario, e come fate a informarvi? Invece io vi ho informato. Buh! Spero che vi siate divertiti. A presto. Ciao. En aumento hacia la tarde ya. El resto de Europa. En el SEAMSE y con algunas personas ayudando a Mangeri a bajar. Volevo fare 40 minuti e quindi adesso perdo un po' con un altro telegiornale. Tremendo, il mismo día, con un altro telegiornale.
22 días después. A mí la verdad que todo eso me ha servido desde ese momento. ¿Por qué no creerle? ¿Qué es un fabulador? ¿Con qué necesidad? Beh, amici, non vi nascondo che se io avessi del successo come youtuber con il mio canale Sant'Enchan, se io avessi successo in Vimeo e in Dailymotion, potrei cambiare di strumenti tecnologici, avere un cellulare nuovo, migliore, più sofisticato, avere un computer nuovo, migliore, più sofisticato, avere un tablet, non dico migliore perché io non ne ho di tablet, però sofisticato uguale, avere una migliore, più sofisticata filmatrice e avere molte altre cose che non ho, e magari anche una banda larga, wifi, uno schermo LED, il più caro, 4K. Quindi vi prego, diffondete i miei video. Sento di avere qualcosa da esprimere. Fate di me un youtuber. Soprattutto, non vi chiedo solo successo, ma vi dico che se avete del materiale, delle idee, delle cose che sentite che qualcuno deve rappresentare per voi, qualcuno che è già seguito in YouTube, perché è un youtuber, io sono un youtuber, mi danno accesso a delle opzioni per creare video e per caricarli, allora io posso rappresentare la sensibilità e le necessità di tutti quelli che mi seguono, se mi passano del materiale, delle cose che vogliono che io dica. Quindi fate di me il canale delle vostre petizioni, fate che io nel mio canale YouTube Sant'Enchan possa esprimere i vostri pensieri, o lo possa fare in Facebook o in qualsiasi altro canale che ho. E mandatemi del materiale audio, visivo, e io vedrò come rispondere alle vostre domande per vedere se c'è qualcosa che possa rappresentare delle vostre istanze culturali, sociali, ambientali, ecologiche, politiche, parlamentari, gastronomiche. Sembrerebbe giusto. Ciao. Descargan, ahora ver el procedimiento, todo el proceso, descargan la basura, hay una cinta, de esa cinta pasan los camiones entonces que están por la calle Kramer, que llevan la basura hasta el predio de José León Suárez. Vamos a mostrarles, por ejemplo. Ahí vemos cómo llega. Sí. Esto es lo que no pudimos ver el primer día cuando llegaste hasta la garita del Chance en la puerta y no nos dejaron pasar. Cuando nos hacíamos un montón de preguntas respecto de dónde se tiraba la basura, cómo se tiraba la basura, y ahora lo estamos viendo en vivo, en forma exclusiva, y vemos cómo el camión va a depositar la basura, en este caso ya compactada, adentro de una cinta que lo va a trasladar después a una tolva, que está probado, por lo menos en la autopsia, que el cuerpo de Ángeles estuvo, o pasó en algún momento. Acá en lo concreto, más allá de estas imágenes espectaculares que nos estás ofreciendo en vivo, es que el relato que hace el vocero del taxista que dice haber estado esa noche ahí es concordante con el escenario. No podemos decir que eso haya sucedido, pero sí al menos quien formó el relato que están conociendo ahora públicamente conocía este funcionamiento con algún detalle, ¿no? Claro, y por eso nos acompaña Jorge.